Benvenuti al Circolo dei Lettori e questa sera, dopo l'aperitivo delle ore 19, il Traffic Free Festival di Torino entra nel vivo con un appuntamento, devo dire, di cui siamo tutti orgogliosi, a cominciare dai direttori e noi del Circolo dei Lettori. Abbiamo come ospite John Savage, che ringrazio, anzi un applauso a John Savage, per favore. Che come voi tutti sapete è la memoria storica del punk inglese e non solo, ha scritto, penso, la Bibbia, il grande sogno inglese, un libro che tra l'altro è stato pubblicato più volte in italiano, l'ultima traduzione a cura di Alberto Campo risale a 2 anni fa, al 2010, ha pubblicato anche un altro volume importante con Feltrinelli, L'invenzione dei giovani, un libro dedicato alle culture giovanili a partire dall'Ottocento fino ai giorni nostri. Quello che io vorrei sottolineare, prima di lasciare la parola ad Alberto Campo, che questa sera modera, posti davanti, non dietro, davanti, perché poi vanno via, dicevo, prima di passare la parola ad Alberto Campo, è che la nostra collaborazione col Traffic, che dura, data da 2 anni, dopo l'avventura dell'anno scorso con le serate dedicate alla cultura italiana, dicevo, è una collaborazione particolarmente sentita, e non lo dico perché bisogna dirlo in sede istituzionale. Questo festival, che secondo me non è soltanto un gioiello culturale della nostra città e della nostra regione, ma è qualcosa che si è affermato a livello nazionale ed internazionale, con presenze in questi anni che hanno veramente fornito, regalato, perché è gratis, la colonna sonora all'estate della nostra città, portando nomi internazionali di livello altissimo. Si è trovata, come tutti quanti sappiamo, questa realtà a doversi contrarre, non è colpa di nessuno, però è chiaro che bisogna, a mio avviso, privilegiare soprattutto quelle realtà che fanno del progetto la loro forza. Allora noi comunque vi siamo sempre a fianco, perché crediamo che un progetto culturale come questo debba essere non solo sostenuto, ma possibilmente rafforzato. Il Circolo dei Lettori è appunto vicino al Traffic Festival, con questa serata dedicata a John Savage, con la mostra di fotografie dedicate a Leith Bowery, che se volete dopo potrete andare a visitare, così come nei prossimi giorni, ricordandovi che poi allo scadere delle 23 si può andare questa sera al Molo 18 per assistere al primo evento musicale, che domani sera nel main stage di Piazza San Carlo avremo comunque non di meno ospiti importanti come XXX e James Blake, per un festival completamente incentrato su Londra, Londra di questi ultimi decenni, e sabato il gran finale con gli Orbital. Io ringrazio Alberto Campo, Fabrizio Gargarone, Mario Della Casa, Max Casacci, tutto lo staff del Traffic Festival, perché questa vicinanza culturale ci onora e di molto. Grazie. Posso dire che noi altrettanto ringraziamo Luca Beatrice del Circolo dei Lettori. Dunque, io comincerei da una coincidenza, perché il destino è strano e divertente molto più di quanto riesca a essere la nostra immaginazione. Allora, noi, oggi è il 7 di giugno, esatto. Dunque, il 7 di giugno del 1977 veniva celebrato, era il cuore delle celebrazioni del giubileo della regina Elisabetta. Il giubileo è una notizia di questi giorni, c'è un altro giubileo della stessa regina. Quel giorno i Sex Pistols avevano da poco pubblicato il loro secondo 45 giri, God Save the Queen, e Malcolm McLaren scelse per propagandare l'uscita dei 45 giri, di far suonare il gruppo su un battello in navigazione sul Tamigi. Il battello curiosamente era chiamato Queen Elizabeth a sua volta. Oggi è di nuovo il 7 giugno, noi abbiamo John Savage qui, e John Savage era su quel battello e assistette a quel concerto. Io vorrei da John sapere anzitutto, a 35 anni di distanza, che guardasse se stesso e ci raccontasse che immagine non tanto aveva dei Sex Pistols, quanto di se stesso a bordo di quel battello a fare quella cosa. I
I've actually seen recently photographs of myself on the boat, and I'm wearing good clothes, and I have very dark hair, and still got hair, but it's grey. And I look at myself and I just think, you fucking idiot, because I was always so paranoid. And I think that's a feature of being young. And I think it's very strange when you look at yourself when you're younger and think, why did you think like that? What did you think you were doing? But I did know that at the time that I was witnessing history, that this was something extraordinary to see and very important to be a part of, because it's very strange to think of it now, but then in 1977, 35 years ago, on this very day, liking the Sex Pistols and being on the boat was not like everybody thinks it is now. It wasn't some wonderful rock concert. It wasn't some, you know, really, you know, good thing to be. Everybody hated the Sex Pistols, except for some young kids. The British people, as a whole, hated the Sex Pistols, and they hated punks. And so to be on that boat was to be an outcast, and it was to be a renegade. And it felt very exciting and very threatening. And it's very funny because I did an interview about this with the BBC last week, and the journalist said, oh, when the Sex Pistols played on the river on the Jubilee, wasn't everybody lining the banks of the Thames to go, well, hey, what a fabulous time? And I said, no, the only people there were the police trying to stop it. And it's difficult to think that a pop group can do this, but the British establishment was very, very threatened by the Sex Pistols for some reason and tried to shut them down. God Save the Queen was banned right across the media, and when they played on the Thames that day, when I was on the boat was surrounded by police launches and forced to dock. And then there was a riot, and a lot of people got arrested, including friends of mine. So it was, I've got to stop because my friend's got to translate. So in answer to your question, very simply, it was very threatening, but very exciting. Sorry, that's a long answer for you. Recentemente ho visto delle foto di quando ero su quel battello, vestito bene, capelli scuri, c'ho ancora i capelli, ma i capelli non sono più scuri, e mi sono detto, sei proprio un fottuto idiota, perché quando uno è giovane ed è in quelle situazioni si sente un po' paranoide, si sente come se tutti dovessero guardarti, come se, e se io mi guardo, vedo che quello che stavo facendo era abbastanza normale, ma sapevo quel giorno che si stava facendo la storia, sapevo che era un punto di partenza molto importante e che questo sarebbe diventato parte di quello che si racconterà. È strano, ma se io penso a quello che successe 35 anni fa, questo proprio nello stesso giorno, come si diceva prima, il 7 giugno del 1977, i Sex Pistols erano su quella nave, ma non era un bellissimo concerto rock come si potrebbe pensare. Tutti odiavano i Sex Pistols, con l'eccezione di un piccolo gruppo di ragazzi, e quindi noi eravamo, cioè i Sex Pistols erano odiati dalla Gran Bretagna. Erano considerati dei rinnegati, erano considerati delle persone che dovessero essere ai margini della società. Quindi essere su quel battello 35 anni fa era una cosa sia eccitante ma anche un po' minacciosa. È stata una cosa molto strana. In un'intervista che recentemente mi ha fatto la BBC, anzi l'altra settimana mi ha fatto la BBC, mi ha chiesto se c'erano delle persone lungo il bordo del Tamigi e se queste persone seguissero il concerto che si stava tenendo sul battello. E io gli ho risposto, guardate che le uniche persone che erano lungo il Tamigi era la polizia, perché voleva bloccare e fermare il concerto, anche se adesso è molto difficile da credersi questa cosa. L'establishment britannico
voleva farci chiudere e God Save the Queen è stato vietato, è stato bloccato con tutti i mezzi. Ad un certo punto il battello è stato circondato dalle motovedette della polizia, ci hanno obbligato ad attraccare e alcuni, tra cui alcuni miei amici, sono stati arrestati. Quindi, per rispondere alla sua domanda, direi che era una situazione molto eccitante ma anche molto minacciosa. Era il punk rock in fondo. Rimanendo attaccati a quel ricordo, abbiamo detto prima che la regina Elisabetta è ancora al suo posto. Che fine ha fatto il punk? Everybody got old. Well, you know, that's a very long answer. Again, I've just done an interview with your friend and colleague Luca, and I will say the same thing, which is that music does not have the same cultural force in the UK that it had back in 1977 for all sorts of reasons. In 1977, we were still living with the 60s. Everybody involved with punk was born in 1952 to 1958, and so had been brought up during the 1960s, when the idea that music was could change the world, was a powerful force, could be political in the widest sense, was very powerful. And so that was certainly a part of punk. But now, I think what's happened in the UK is that the music industry and the media industry has actually sort of killed pop music. And the X Factor and all those programs are an example of it, but it's much wider than that. And punk, everybody, I'm often asked about, can punk happen again? And I say, well, no, because it's a product of a particular historical circumstance. The actual, as it actually was, the feeling and the impetus will always be there as long as young people emerge in their late teens and early 20s into a world that adults have made, and they can always see what's wrong with it. And some of them, the more intelligent and the more brave ones, try to change it. But in answer to your question, yeah, the Queen is still there. And I have to say, the last week in Britain has been very depressing. I'm not a monarchist. I'm sorry, I really did not enjoy the Jubilee at all. And so I'm still where I was 35 years ago on that. And I have all my friends where I live say, oh, come to the Jubilee party. I think, no, not coming. No, no. And I said, well, why not? I said, because I'm a miserable twat. Well, it's true. And I did have a few friends calling me up and moaning about it on the telephone. I hate them. And it's very interesting. Sorry, I can go on about this for hours. You ought to have seen the BBC's coverage of the Jubilee. It was unbelievable. It was like North Korea. Che cosa è successo al punk? Beh, sono invecchiati tutti. C'è una risposta molto lunga a questa sua domanda. Ne parlavo prima con Luca Beatrici in un'intervista. La musica oggi non ha lo stesso impatto culturale in Gran Bretagna che aveva negli anni 70, nel 77. Anche perché le persone che erano giovani nel 1977 erano cresciute negli anni 60. Le persone che hanno fatto quegli anni sono le persone nate tra il 52 e il 58 e che sono quelle che appunto sono cresciute negli anni 60. La musica era vista anche come uno strumento politico inteso nel senso più lato della parola, che si pensava avesse la capacità di contribuire a cambiare il mondo intero. Adesso invece in Gran Bretagna la musica e l'industria della musica hanno distrutto, hanno ucciso la pop music, l'X Factor, ma si può parlare anche di tantissimi altri elementi che hanno contribuito alla sua distruzione. Quando qualcuno mi chiede se il punk potrebbe risorgere, potrebbe succedere di nuovo, io rispondo che era il prodotto di un particolare periodo storico.
Esiste una spinta che i teenager, gli adolescenti e i giovani sentono nel momento in cui emergono in un mondo che è stato già creato dagli adulti. Quelli più coraggiosi tra di loro, sempre, cercano di cambiarlo, ma questo non vuol dire che si ripeta quella storia lì. Per quello che riguarda la regina, sì, è ancora lì. Io non sono monarchico, non lo ero 35 anni fa, non lo sono adesso. E devo dirvi che parecchi amici mi hanno detto: ma perché non vieni ai festeggiamenti del giubileo? E io ho detto: no, non ci vengo assolutamente. E mi hanno detto: perché? E mi hanno detto: perché sono un vecchio antipatico, sto per conto mio, non me ne interessa. Però poi alcuni amici mi hanno telefonato e si sono lamentati al telefono, bisbigliando: odio tutte queste cose. E quindi, come già dicevo, poi vi devo dire che la copertura che ha dato la BBC a questa cosa è pari soltanto a quella che danno nella Corea del Nord agli eventi che si svolgono lì. Allora, parlando del Regno Unito, una delle affermazioni secondo me più interessanti in England Streaming è quella che dice: l'Inghilterra è un piccolo paese che nell'industria musicale ha un'importanza strategica sproporzionata alle sue dimensioni. La mia domanda tuttora è: perché è successo tutto questo? Well, I think for all sorts of reasons. I think the first reason is Britain's the relationship of Britain to America and the illusion of a shared language, and also Britain's strategic importance to the US after the Second World War. There still are US air bases all over the UK. And also Britain was in debt to the United States and probably still is in. I think we only paid off the First World War debt to the United States sometime, you know, during the 2000s. So I think Britain has, you know, still a massive war debt to the Americans, who basically screwed Britain royally during the Second World War with Lend-Lease and armaments. So there's that. And then Britain is a very repressed country. It's very violent. But I think more to the point, I think that the energy that perhaps in Italy and in France might go into philosophy or political discussion goes into pop music. There is not really much of an intellectual tradition in the UK. The intellectual tradition in the UK is very much to do with academia and... Is this me feeding back? Is very much to do with academia and also with a small literary world. And the interesting thing about popular culture in the UK is, number one, this very close relationship with America, with both, certainly in the 50s and the 60s and the 70s and the 80s, pinging backwards and forwards between Britain and America. And then the fact that all this energy, all this thought, all this politics, all these feelings get poured into this one particular arena, which is pop music, which, say, in another country might be philosophy or politics, or you know. So that's why it is. It's why the, you know, everybody in Britain says, well, the French don't sing rock and roll. Well, they've got philosophers, haven't they? Vi sono molti motivi per questo. Intanto il rapporto particolare che esiste tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, l'illusione di condividere una lingua e poi l'importanza strategica che ha avuto per gli Stati Uniti la Gran Bretagna nel dopoguerra. Inoltre ci sono ancora basi americane in Gran Bretagna e la Gran Bretagna sta ripagando, appena finito di ripagare, il debito di guerra della Prima Guerra Mondiale e deve ancora ripagare il debito della Seconda Guerra Mondiale, e per questo gli Stati Uniti fottono la Gran Bretagna alla grande. Ma oltre a questo, la Gran Bretagna è un paese represso e violento. L'energia che l'Italia o la Francia mettono nella filosofia o
nella politica, in Gran Bretagna si incanala tutta nella musica pop. Noi non abbiamo una grande tradizione intellettuale, una tradizione, anzi la tradizione intellettuale si limita alle università o a un piccolo mondo letterario, si incanala tutta nella musica pop. E quindi, oltre al rapporto stretto di cui ho già parlato con gli Stati Uniti negli anni 60, 70 e 80, questo palleggiarsi la musica avanti e indietro, c'è questo fatto che tutta l'energia intellettuale del paese si incanala in un unico, in un'unica area, che è quella della musica pop, mentre, come dicevo, altri l'incanalano nella filosofia o nella politica. Quindi quando qualcuno dice, beh, in Francia non è che cantano bene la musica pop, ma forse hanno dei filosofi, e allora al posto del rock and roll c'è, può essere la filosofia. Ne approfittiamo per ringraziare Vicky Franzinetti, che è la nostra interprete in tempo reale praticamente. Allora, abbiamo detto, succedono tutte queste cose in Gran Bretagna, cioè noi dall'Italia spesso guardiamo ciò che accade in Gran Bretagna e poi anche negli Stati Uniti come fosse il centro del mondo, dici, succede lì e quindi succederà anche qui fra un po', o sta succedendo anche qui e non ce ne siamo accorti ancora, insomma. E tutte le energie che poi si incarnano nelle sottoculture giovanili di volta in volta affiorano in superficie con vesti, comportamenti, linguaggi e musiche differenti. Il fatto che però tutto questo sia successo generalmente a Londra e dintorni mi fa venire voglia di domandare a John se c'è un denominatore comune fra i Teddy Boys, i Mods, gli Hippies, i Punks, i ragazzi della rivoluzione dei rave, i ragazzi del dubstep oggigiorno, al di là del semplice fattore anagrafico, al di là del fatto del semplice fatto di essere giovani in un dato periodo della vita. Well, I think it's very difficult to answer because, I mean, they are such, if you look at a Teddy Boy and kids nowadays in London, that, you know, they're so different. But I think that it's a very peculiar British synthesis of clothes and attitude and music and lifestyle. And I think that's what they all share, because in many ways the Teddy Boys became very racist, so they obviously wouldn't fit in with the kind of much more multiracial dubstep scene, which is obviously something that's, you know, it's very good. I mean, I like seeing kids in London now. I don't go to the clubs because I'm too old, and it's not really for me. But I think it's that... It's that shared, I think, you know, and in particular relationship to punk, but also the other youth subcultures. It's the idea of self-starting. It's the idea of doing something for yourself that's different from what adults do, that's different from what older people do, and you're going to do something for yourself that reflects the way you see and feel about the world. And I think that's a very, very important thing for young people to do. Altra domanda molto difficile cui rispondere. Se guardiamo i Teddy Boys e li confrontiamo ai ragazzi adesso di Londra, sono completamente diversi. Quello che potrei dire che condividono è nel Regno Unito, la sintesi che condividono è un miscuglio di abiti, atteggiamenti, musica, stile di vita, che di volta in volta si mescolano tra di loro. I Teddy Boys, per esempio, poi sono diventati razzisti, i dubstep appartengono a una società molto più multirazziale. A me, io per esempio non vado ai club a Londra perché sono troppo vecchio, ma a me i giovani di Londra piacciono così come sono adesso. Da questo punto di vista, io penso che sia per il punk, ma anche per le altre forme di sottocultura, la cosa più importante è il sistema di autoinnesco, cioè che sviluppano un mondo diverso da quello degli adulti che si trovano, riflettono su come sono loro e, partendo da sé, sviluppano dei concetti e degli atteggiamenti nuovi.
Oh, prenderei spunto da una cosa che diceva John a proposito del dubstep e della sua caratteristica multirazziale, perché un mio pensiero personale, una mia convinzione, è che a differenza del mondo in cui viviamo noi, di Torino, dell'Italia, Londra ha il vantaggio, ha avuto il problema, però ha avuto anche il vantaggio di doversi addestrare alla multiculturalità, accettare la diversità, avere i neri in giro per la città, molto prima di quanto sia successo a noi qua. E se ci penso, mi viene in mente che i mods ascoltavano i dischi di rhythm and blues americano e di ska giamaicano. E una parte del punk londinese, in modo particolare i Clash, avevano a che fare con i Rasta e il reggae, il sound system del reggae, anche solo per il fatto che andavano a comprarsi la ganja negli squat di Notting Hill Gate. Il dubstep è alimentato da questa stessa commistione di culture. Allora mi domando, per noi in Italia tuttora è un, come dire, una difficoltà esistenziale il fatto di avere a che fare con gente che ha un colore della pelle diverso dal nostro. Quanto viceversa questo, John, ci può spiegare che è una ricchezza? Well, okay, let's try and unpick that. First off, I really like dubstep because it's the sound of several different times and time zones being put together. And if I want to hear new music, I want to hear something that sounds as it could only have been made in 2012, which lets out a lot of modern rock music. And to go back about London, well, London is a world city, and London is a mercantile city. It's it's a bit of a whore, really, London. It's a bit of a prostitute. And it's always selling its soul and then finding itself again. It sold its soul at the minute because we have a thing in the UK called non-domicile tax relief. So if you actually aren't living in England, you don't have to pay any tax and you can spend your money in London and it's not taxed. So there's enormous amount of very rich foreign investment in London, which is something, and property prices in central London are chaotic and ridiculous. And a lot of people cannot afford to live there anymore. So actually London, unfortunately, is becoming a bit like Manhattan in America, which is its the central parts are a preserve for the very rich in many cases. For instance, when I was young, I used to hang around Notting Hill, and that is now, you know, conservative central. It's where all the Tories live. As far as the racial mix, I would not say that Britain and London is a racial paradise, because it isn't. But I suppose one of the things I've always liked about British pop culture is that in some ways it is genuinely open. It's more, what do you bring to it? If you've got something to bring, then, you know, people will listen and you'll be accepted. And that openness is a very important part. And there also is, as you say, correctly, this interchange between black American music, which is America's great gift to the world. It's one great gift to the world, as it's black music. Has always been incredibly popular in the UK, even back in the 50s, but certain, and with jazz, and you know, proper jazz, Fats Waller. And a lot of the American jazz musicians came to London in the 30s and found a reception, you know, had a much better reception than they did in the States, where racism is still endemic. And certainly the racial situation is not as bad in Britain as it is in America. And so there is more mixing, and I think particularly with the generations, beneath me, it is much more. But there will always be trouble with recent immigrants. So for now, for instance, Jamaicans are quite accepted in the UK because they've been in the UK for a long time. But you know, there are problems with Somalis, there are problems with Eastern Europeans. There's always going to be problems with the most recent immigrants in any country, and certainly there is in London. I will finally say that it wasn't just the Clash listening to reggae.
It's very interesting that London has always been a very big black music town, and it's fascinating just to go around London and hear what music is being played. And in 1975 and 1976, you would hear reggae and dub reggae all over the place, before punk had really started. So that when punk started, it was almost like a natural partner. And that's also because a lot of the punks, although the punks weren't hippies, most punks smoked pot. So there you are. And if you smoke pot, you're going to like reggae and you're going to like dub music. Vediamo di scomporre un po' quella domanda. A me piace moltissimo il dubstep perché mi piacciono moltissimo i diversi tempi e le zone temporali, cioè potrebbe essere suonato da diverse parti del mondo. Io quando ascolto una musica voglio sapere a che tempo appartiene. Per esempio, se ascolto una musica nuova, voglio sentire una musica che inequivocabilmente sia stata fatta nel 2012. Londra è una città mondiale, è una città mercantile, è una città meretrice, una prostituta che vende la sua anima e poi la ritrova. Per esempio, in questo momento c'è una legge sul domicilio fiscale, per cui se le persone hanno un domicilio fiscale fuori dalla Gran Bretagna, possono venire in Gran Bretagna, investire e spendere i loro soldi a Londra senza essere per questo tassati. Il risultato di questo è un mercato immobiliare in cui i prezzi sono aumentati moltissimo a Londra. Ci sono delle persone straniere estremamente ricche che vengono e le persone meno abbienti non possono più permettersi di vivere al centro di Londra. È un pochettino come quello che è successo a Manhattan, che è diventata una riserva per ricchi. Io per esempio quando ero giovane me ne andavo in giro per Notting Hill Gate, ma adesso invece è diventato semplicemente il centro dei conservatori. Se guardiamo, prendo la seconda parte della sua domanda, quella che riguarda la questione razziale, direi che il Regno Unito e Londra non sono certo un paradiso razziale, ma mi sembra che la cultura pop in Gran Bretagna sia sempre stata aperta a ciò che le persone possono contribuire piuttosto a chi sono, e questo è una cosa molto importante che l'ha caratterizzata. Come ha già detto lei, c'è stato un grosso scambio con la cultura e con la musica nera statunitense. La musica nera statunitense è l'unico dono che gli Stati Uniti ci abbiano fatto ed era molto popolare nel Regno Unito negli anni 50. Sto parlando anche del vero jazz di Fats Waller, per esempio. E moltissimi cantanti neri americani erano venuti in Gran Bretagna già negli anni 30 perché erano stati ricevuti molto meglio, essendoci meno razzismo endemico in Gran Bretagna negli anni 30 di quanto ce ne fosse negli Stati Uniti. Quindi diciamo che da questo punto di vista sicuramente era una società meno razzista. Ma con le generazioni nuove la situazione è molto migliore. Ci sono sempre problemi con gli ultimi arrivati. Mentre ormai la popolazione giamaicana, che è lì da moltissimi anni, è molto più accettata, ci sono molti più problemi con le persone che vengono dalla Somalia o dall'Europa orientale. Ci sono sempre problemi con quelli che vengono dall'Europa orientale. E poi vorrei dire che non era semplicemente i Clash che l'ascoltavano. Il reggae a Londra c'è sempre Londra è sempre stata una città in cui la musica nera è stata molto diffusa, molto radicata. Bastava girare per la città negli anni 75-76 e si sentiva il reggae ben prima di quando non si fosse diffuso per altri canali, prima che i punk avessero iniziato. Anzi, possiamo dire che nel momento in cui è iniziato il punk ha trovato un partner naturale nel reggae, anche perché sebbene non fossero hippie fumavano e quindi se fumi ti piaceva il reggae, e sicuramente questo vale anche per i dubsters, erano legati anche dalla marijuana. Allora, voi tutti, me compreso, conosciamo John anzitutto e soprattutto per il libro sui Sex Pistols e il punk. Lui dopo ne ha scritto uno, secondo me, ancora più audace e interessante, intitolato Teenage, The Creation of Youth, in cui racconta, come dire, il,
i precedenti della nascita delle sottoculture giovanili. Noi siamo abituati a pensare che le sottoculture giovanili nascono con la scolarizzazione di massa negli Stati Uniti d'America negli anni 50, poi si espandono in America, eccetera, eccetera, eccetera. Elvis, i Beatles, ci sono state cose prima. E quel libro, che è un malloppo così, racconta quello che è successo prima. Ve lo consiglio caldamente, edito in Italia da Feltrinelli, se non lo conoscete. Questo per dire che lì dentro, a un certo punto, John fa un'affermazione che secondo me potrebbe essere utile per capire come funziona il mondo della musica e delle culture che girano intorno alla musica. Sostiene cioè che fino agli anni 60 il processo di evoluzione della sottocultura giovanile è stato lineare, storicistico, come dicono i filosofi, no? Dritto, no? Filava liscio. Il punk è il punto di rottura. Di lì in avanti si attiva un meccanismo di circolarità, ciclicità, loop, che ha a che fare probabilmente con quello che noi chiamiamo postmodernismo. Domando a John e domando anche a me stesso, è così? Cioè l'idea del postmodernismo ha a che fare con questa fine della linearità della storia e del processo evolutivo naturale e dal fatto che di lì in avanti invece tutto il passato diventa imperfetto e lo hai a disposizione immediatamente, puoi farne quello che vuoi? Yes. No, I'm sorry. No. I am fascinated by loops. I really like musical loops. I really like the work of Philip Jeck. I really like Terry Riley, who made these fabulous records in the particularly late 60s, early 70s, which were loops going in and out of phase with themselves. And I've always liked the loop. I think the end of pop modernity. Obviously, you have kind of modernity in the 20s and 30s. And that's kind of architecture and philosophy. But then you have, in the 50s and 60s, you have pop being a mass art. It's actually probably a truly mass art form, and that's what makes it interesting. And if you're my age, I was born in 1953, I was 10 when the Beatles were successful, and I saw them change and grow when I was 11, 12, 13, 14. And so this is a very kind of powerful cultural model. And the British popular music of the mid-60s was intensely modernistic and very linear. And then suddenly something happened, which is in 1966, the Beatles recorded Tomorrow Never Knows, which is one of the first pop records to ever use loops as part of the structure of the record. And so you start to get the fragmentation of time, which is a very interesting phenomenon. Going to today, I actually really like, I mean, I think people criticize, you know, people get upset about the fact that it's a multi-time zone. I really like it because you can just, and out of that, you get new juxtapositions, you get people putting together different things. And you got a lot of interest in the first half of this century and the pre-rock and roll period. I've noticed since I started working on Teenage, which I started on in 1999, and it's coincided with a lot more interest in the popular culture and the youth culture, the first half of the 20th century. And that to me is fascinating. I don't have a problem with it. And partly, I'm a realist, so I'm always interested in what's happening now and not thinking, oh, well, it was much better then, because that's just boring. Because I'm interested in what's going to happen next.
Il loop mi affascinano Philip Keck, Terry Riley, mi affascinano le cose della fine degli anni 60 e 70, quando si con dei loop si entra e si esce. La fine della modernità del pop avviene proprio in quel periodo. Se guardiamo gli anni 20 e 30 invece abbiamo, per dire, la modernità dell'architettura o della filosofia, ma con gli anni 50 e 60 si arriva al pop, che è una forma di arte di massa, che è il motivo che la rende così interessante. Io sono nato nel 1953, che vuol dire che quando sono partiti i Beatles nel 1963 avevo 10 anni, che li ho seguiti quando ne avevo 11, 12, 13, 14, un modello molto forte. A metà degli anni 60 però il modello che è stato descritto prima come modello lineare e il modello si rompe in questo senso. Nel 67 con One Never Knows incominciano i loop con gli strumenti, inizia la segmentazione del tempo. Oggi, per esempio, molti criticano la multi-time zone, ma in realtà questa possibilità di avere diverse zone temporali crea nuove giustapposizioni, che sono una cosa estremamente interessante, nuovi angoli che si incontrano tra di loro, rende molto interessante. A me, io ho cominciato a studiare nel 1999 la cultura giovanile e del pop, proprio perché mi interessava anche, e in quel momento lì stava entrando, diciamo, nel circuito più generale anche un interesse su quel rock and roll e su quello che era successo a questa cultura giovanile. È affascinante. Io non sono uno che dica: ah, allora era una cosa molto meglio allora quando ero giovane io. Intanto perché sono un realista e quindi vivo nel tempo di adesso e mi sono molto interessato a quello che succederà nel futuro. Non sono interessato a rimpiangere quello che è successo nel passato. Dicevamo prima di questo saggio sui primordi delle sottoculture giovanili, che viene raccontato in Teenage, che è una specie di storia segreta delle giovani generazioni che parte dalla fine dell'Ottocento, avanza all'inizio del secolo scorso e arriva, si ferma subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè esattamente prima di quando noi abitualmente facciamo cominciare la storia delle sottoculture giovanili. Una delle parti di quel libro che più personalmente mi ha affascinato è quando racconta, la prima fioritura delle epidemie giovanili su larga scala. Quando è uscito il film Il Mago di Oz e quando si è diffusa nel mondo occidentale la metafora di Peter Pan, il bambino che non invecchia. Allora chiederei, siccome secondo me la metafora di Peter Pan ha molto a che fare con la contemporaneità, i giovani che fanno fatica a uscire di casa e perché i genitori continuano a essere giovani, vorrei chiedere a John quanto la metafora di Peter Pan è ancora calzante col tempo corrente e quanto viceversa si è trasformata nel ritratto di Dorian Gray. Well, I was going to say that, yes. I regard Peter Pan as being a twin with Dorian Gray, because it's actually about the same thing, which is about the hell of eternal youth and the impossibility of prolonging your youth, and the fact that it's a complete disaster if you try to, overcome biology. You just can't do that. And it's fascinating that of the two authors, Oscar Wilde, who wrote Dorian Gray, was humiliated and imprisoned, and J.M. Barrie, who wrote Peter Pan, was a bastion of the establishment. But actually, Peter Pan is by far a creepier book. It's a really, really disturbing book. I don't know whether any of you have read it recently, but it's really creepy and death-haunted, and it's a very, very strange book. But it is all about that. It's about the you have to
grow up somehow or another. Having said that, with ones, I don't have children, but my friends my own age, just to go to the point about parents having been, you know, not growing up themselves, I've observed that my friends who do have children have a much closer relationship with them in general. Some don't, but they have a closer relationship to them and a more human relationship to them in some ways, certainly more mutual understanding than I did with my parents, because the generation gap between the my parents' generation, who my father's born in 1918, my mother in the 20s, and they lived through the Second World War, the gap between my generation and their generation was enormous. And I think the fact there's not a generation gap in some ways is a very good thing. But I also do think, and this is one of the reasons I wrote Teenage, and the book is a kind of disguised polemic, because actually there is a big problem with youth culture. And there's not a problem with teenagers, as I said before, coming out into the world, not seeing what they like, wanting to do something about it. That's really important and should be encouraged, and teenagers should be listened to. But there is a problem in that a lot of youth culture has become intensely commercialized and therefore is part of the problem. The illusion of pop culture in the 60s and the 70s was that it wasn't part of the problem, that it was something different, and that was a very powerful illusion. So that is also... And the other problem with youth culture is that everybody's at it. It's now not just people in the original age definition, the teenager, it was 13 to 24. And now it's sort of 5 till death, really. And so everybody's a teenager now. So the whole idea of youth culture has become kind of meaningless and is also a major, it's a huge, huge industry. And that to me is very problematic. Sì, stavo anch'io per nominare Dorian Gray. Peter Pan e Dorian Gray scrivono della stessa cosa, sono racconti dell'inferno della giovinezza eterna, l'impossibilità di prolungare per sempre la propria gioventù, il disastro che sorge quando si cerca di contrastare la biologia. Oscar Wilde, che scrisse Dorian Gray, era stato umiliato e era in prigione, mentre Barry, ecco che ha scritto Peter Pan, era un baluardo dell'establishment, ma stranamente, se vi è capitato di rileggere Peter Pan ultimamente, è quest'ultimo che è il libro che è più inquietante, che dà dei brividi, che in fondo ha un senso di morte, molto più dell'altro. È strano. Bisogna crescere, questo ad un certo punto, questo è il messaggio di questi libri. Io non ho figli, ma vedo che gli amici miei che hanno dei figli, non tutti hanno dei figli, ma neanche tutti corrispondono alla definizione che sto per dare, ma in generale hanno un rapporto molto più umano e molto più vicino di quanto non avessi io con i miei genitori. Mio padre era del 18, mia madre era degli anni 20, hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale e il gap generazionale tra di noi era enorme. Adesso non mi sembra che ci sia questo gap generazionale così grosso, o che ci sia un gap generazionale, e penso che questa sia una cosa molto buona. Il libro che ho scritto in un certo qual modo è anche una polemica seppur non dichiarata, nel senso che e va benissimo che dei giovani adolescenti emergano nel mondo degli adulti, che non gli piaccia il mondo degli adulti e che decidano di fare quello che loro vogliono fare. Ma adesso quello che sta succedendo è la commercializzazione totale di qualunque cultura giovanile, e negli anni 60 e 70 c'era l'illusione che non facesse parte dell'establishment o della commercializzazione. Questa è stata un'illusione molto potente di quegli anni.
Inoltre, all'epoca, la definizione di teenager era la definizione di una persona che andava dai 13 ai 24 anni. Adesso, sostanzialmente, dai 5 fin quando si muore. Tutti sono dei teenager, l'idea della cultura giovanile a questo punto è priva di significato. È un'enorme industria ed è assai problematico parlare di cultura giovanile. Io volevo fare un'ultima domanda semplice e secca, ma la risposta che ha appena dato John la rende inevitabilmente complicata, mi dispiace. Mi viene in mente che quello che lui dice che è una bella cosa, non so se sia una bella cosa, nel senso che se i genitori sono così accoglienti con i figli, se sono così comprensivi, non c'è più la frizione fra generazioni che è stato il motore del cambiamento per tutto il Novecento. E quindi più che una soluzione del problema, questo è un problema. E questa è una prima parte della domanda. La domanda che volevo fare, quella secca, breve e incisiva per chiudere la discussione, era in Teenage, credo l'introduzione fosse, lui scrive: ogni generazione ha una sua missione. E io mi domando, la missione della generazione dei teenagers è una parola che è inequivocabile, teen comincia con 13 e finisce con 19, cioè 20 anni non sei più teenager tecnicamente. Allora, questa generazione qua, che missione ha? È Occupy o è Facebook? Oh. Both. The first one, the generation gap. When I was 12, my parents wouldn't let me watch the Rolling Stones on television. And so I had to go around to my grandparents and watch the Rolling Stones because my granddad thought they were great. So the problems with your parents will probably skip a generation. You can get along, you can go around and, you know, get on with your grandparents. So that was okay. I think that... I think it's... part of me thinks it's a good thing that there is a greater closeness between the generations, but I think the force for change, that velocity has kind of gone. But also, you know... It still happens. I mean, my friends get angry with their kids when, you know, they come home with it and their trousers are down there at the back. Do you know what I mean? Why do you wear your trousers like that? You can see your underpants, all that stuff, you know, when they wear them like the B-boys and it's all scrunched up down there. And, you know, a lot of parents of my age don't understand rap or dubstep. They think it's horrible noise. So it still does go on. So what was this? Oh, God, I can't remember your second question. I knew this was going to... The mission. Well, of course, I would like to hope it's going to be Occupy. I have to say, like probably everybody else, I'm extremely suspicious of the way that power is invested in a few people in the internet. It's a new model, and it's... a new world, and it's open to as many abuses as the old world. In Britain, we've just had all the big scandals with Rupert Murdoch, and everybody's saying, oh, well, you know, this is great. We got rid of Rupert Murdoch finally. I think it's great because he's horrible. But, you know, everybody's saying, oh, this is great, and it has felt like a liberation. But that's not to say those kind of abuses of media and industry having too much of an influence on government and on democracy won't occur again. In fact, it's already occurring with the internet. So, you know, this is going to be the new battleground. And I think the task of this generation, I mean, I do find this very interesting because I do actually think in my darker moments that our way of life is unsustainable. And so I think the task of, you know, of the young people today is to try and think beyond all that and to come up with some creative solutions. And I would encourage them to do so, and I hope that people listen to them. And I would ask everybody this question, really, which is that what are people going to do if they don't shop?
Allora, per quello che riguarda il gap generazionale, quando io avevo 12 anni, per esempio, mio padre mi vietava di vedere i Rolling Stones. Allora io uscivo, andavo dai nonni, perché a mio nonno piacevano moltissimo i Rolling Stones e ci guardavamo i Rolling Stones. A volte si saltava una generazione, questo era il modo per affrontare il divario generazionale. E quello, insomma, va bene come... Per quello che riguarda la seconda parte della domanda, io, c'è una parte di me che pensa che vada bene che non ci sia tutta questa frizione tra una generazione e l'altra. Certamente è sparita la velocità con cui avvenivano i cambiamenti, però i genitori si arrabbiano lo stesso. Io vedo i miei amici che hanno i figli che hanno, non so, i pantaloni che sono più o meno a metà coscia, allora gli dicono: ma perché, sti, si vedono le mutande, che cosa stai facendo? Oppure cose, tu, i pantaloni tutti arricciati alle caviglie, quindi, oppure gli dicono che la loro musica rap o dubstep è un soltanto un po' di rumore. Queste cose in parte succedono. Per quello che riguarda la missione, a me piacerebbe poter pensare che sia Occupy la risposta, però sono molto sospettoso del fatto che ci siano pochissime persone che controllano l'internet. E mentre per esempio in Gran Bretagna di recente abbiamo celebrato il fatto che Rupert Murdoch sia stato coinvolto in un certo numero di scandali e quindi se n'è dovuto andare, e questo va benissimo perché a me Rupert Murdoch lo trovo una persona orrenda e quindi è stata una forma di liberazione, però in realtà questo tipo di abuso di potere, cioè dei mezzi di comunicazione che pesano sui governi e sulla democrazia per deviarli, è qualcosa che succederà anche con l'internet. Questo sarà il nuovo campo di battaglia. Nei momenti più tristi della mia, bui della mia vita, penso che il nostro modo di vivere così come adesso non sia sostenibile in futuro, e spero che dei giovani trovino delle nuove soluzioni creative e che qualcuno li ascolti. Penso che sia importante ascoltarlo. E mi chiedo anche: che cosa faremo tutti se non comprassimo, se non facessimo lo shopping? Un applauso perché lo merita. Il punk è stato tanti anni fa, lo ricordiamo con piacere e con nostalgia a volte. Noi siamo ancora qua, è stato un grande onore per Traffic avere per la prima volta la possibilità di portare John Savage a Torino. Avete capito perché, sentendolo parlare, mi auguro. Il festival ringrazia tutti voi per aver partecipato, ringrazia John Savage per averci intrattenuto, ringrazia Vicky Franzinetti per aver tradotto le sue parole. Vi racconta che questa notte prosegue al Molo 18, che se non sapete ancora dov'è, è subito passato il ponte della Gran Madre sulla destra. Ci sono tre concerti, un musicista giovane torinese bravissimo che si chiama Moco, e questa è una delle scommesse del festival di quest'anno: mettere in mostra giovani musicisti torinesi bravi, proiettati verso il mondo e non autoreferenziali e legati alla città. C'è un gruppo milanese che si chiama Yoris Eyes, c'è una specie di matto digitale che si chiama Team Exile, che è quello che incarna un po' il motto del festival di quest'anno. Musica mutante, domani sera gli XX insieme a James Blake, i Fox Sound in piazza, e poi sabato eccetera eccetera. Traffic 9 anni, speriamo di arrivare a 10, grazie al Circo dei Lettori per l'ospitalità e buonanotte.